Salve, in questo video vi voglio parlare di una tipologia di lipstick già usciti in gamma permanente, presenti in gamma permanente da un po' di tempo, ovvero da settembre del 2015, se non mi sbaglio, quindi settembre dell'anno scorso. Si tratta di i Only One Lipstick della Rimmel. Io ne ho tre, in realtà uno si è aggiunto da poco, che è praticamente questo qui. Sono dei rossetti caratterizzati dal fatto di avere una texture molto cremosa e infatti promettono idratazione, colore, comfort e lunga tenuta. In effetti, la loro caratteristica è proprio questa, quella di essere particolarmente cremosi e al tempo stesso duraturi. Sono 15 tonalità, 5 sul rosa, 5 rosso corallo, dal rosso al corallo, e altri 5 tonalità che vanno dal malva al prugna. Io ne ho uno appartenente alle, anzi due appartenenti alla categoria dei rosa, questo fucsia più intenso, adesso lo vediamo, comunque ce l'ho sulle labbra anche se sembra rosso, in realtà è un rosso fragola e quindi è al limite tra le due fasce di colori, e questo che invece è un rosa un po' più tenue, non è un nude però è un rosa abbastanza tenue. E poi abbiamo invece quei che appartiene alla categoria di quei colori più malva, più prugna. Fondamentalmente mi sono piaciuti, all'inizio avevo preso questi due e mi sono piaciuti anche se rendevano in maniera diversa, e poi ho preso questo. Sono 3,4 grammi di prodotto all'interno, vi faccio vedere quello più nuovo nella sua interezza, praticamente il lipstick si presenta così alla fine, e poi costano intorno ai 9,90 euro, può anche variare di un po' di meno, quindi si possono trovare degli sconti anche in giro nelle varie profumerie, anche perché la Rimmel ha una varia capillarizzazione, cioè viene venduta da più parti, in più profumerie. Quindi 15 tonalità di rossetti, abbinate ci sono anche 6 matite, che sono le Exaggerate. Io ho soltanto questa, la Full Color Lip Liner, che è invece della colorazione Extend and Up, la 063, poi comunque ve la faccio vedere anche meglio. E sono matite automatiche, il cui tratto, allora questa qui l'ho utilizzata da parecchio. Ecco qua, gira gira ed esce tutta la mina. Considerate il fatto che una parte considerevole se n'è andata già, un po' per l'uso e un po' perché sono delle matite molto morbide. Quindi a lunga tenuta anche queste, non so però, nel senso se hanno proprio la caratteristica di essere long lasting, però sicuramente durano parecchio. Anche, io ho solo questa, le ho swatchate le altre e hanno effettivamente questa caratteristica di avere un colore piuttosto durevole. Quindi succede pure che abbinandolo con questo rossetto qui, i lineamenti delle labbra mi durano di più rispetto al colore questo, che è il 200 It's a Keeper. Quindi vi faccio vedere adesso appunto anche lo swatch. È uno di quelli di cui potrei dire meno bene, semplicemente per il fatto che rende di meno. Infatti, una volta steso sulle labbra, anche se vi dà proprio un effetto cremoso, morbido, e quindi le labbra risultano anche abbastanza idratate, tuttavia non dura molto, almeno sulle mie labbra, ma 2 ore. E poi quella luminosità, quella brillantezza tende a cessare. Alla fine mi rimane più delineato il contorno delle labbra, probabilmente perché appunto lo aiuta la matita, ma il colore all'interno delle labbra già si sbiadisce senza fare particolarmente attività come bere, parlare molto, mangiare. Quindi questo è un colore sicuramente molto quotidiano, portabile da borsetta per un ritocco veloce, può essere utilizzato per esempio durante la giornata anche senza uno specchietto, in maniera molto veloce e pratica, per conferirvi un aspetto ordinato senza necessariamente avere delle labbra estremamente curate, pigmentate o come dire accese. Il che tutto sommato, considerando il fatto che si tratta di un rosato e di un nude, mi starebbe pure bene, nel senso che se per me un concetto di nude è quello di un rossetto che comunque sta discretamente sul viso, quindi non spicca, ma vi conferisce appunto un aspetto ordinato, quindi mi potrebbe stare anche bene, ma come il fatto che comunque si sbiadisca facilmente mi sta bene, questo voglio dire. Ma ecco, non posso dire che sia long lasting, almeno la tenuta di questi qua.
Io ho sbocciato perché ho fatto le poste più volte di fronte a quello stand della Rimmel, proprio perché questi rossetti mi avevano colpito anche sulle altre colorazioni nude e ho notato che sono effettivamente meno pigmentate delle altre, cioè di quelle altre 5 colorazioni che vanno dal rosso al corallo e delle successive 5 che vanno dal prugna, malva prugna. Quindi non so se è una mia sensazione, se per esempio il fatto che comunque le mie labbra sono anche un po' più sottili e quindi rendono di meno questi colori, però sulle mani ho visto effettivamente che i colori più rosati, c'è per esempio un rosa confetto, ecco, durano di meno, hanno una caratteristica meno durevole. La caratteristica che invece li accomuna tutti è un buon profumo. Per me è buono nel senso che non è invadente e una volta steso questo profumo un po' si sbiadisce, si va affievolendo, però sono gusti personali, cioè a me fa piacere sentire questa profumazione. Invece, il primo di cui già vi posso parlare bene e che avevo menzionato assieme al 200 che vi ho fatto vedere poco fa è l'800 Under My Spell, che è questo colore vinaccia, molto molto bello. Poi sulle labbra vira un po', su un colore un po' più caldo, più melanzana. A me piace moltissimo e lo abbino con una matita che ho io a disposizione, non con la matita, non ne ho prese altre automatiche. E quindi su questo posso dire realmente che dura tanto, dura 6 ore, si scontorna leggermente un po' alle labbra se non utilizzate una matita, però io consiglio l'uso della matita per quello che vale. Anche mangiando, comunque bevendo o un pasto addirittura completo, effettivamente il colore un po' se ne va, ma in maniera omogenea, ma non del tutto, quindi quella luminosità comunque continua e persiste. Per questo sono rimasta piacevolmente stupita perché non me ne immaginavo. Quindi non nutrivo nessuna particolare aspettativa, non è che avevo un pregiudizio in senso negativo, però ecco, non ha nulla di meno rispetto ad altri colori intensi e brillanti che ho. Quindi sinceramente il prezzo può essere anche meritato. E l'ultimo, che tra l'altro l'ho visto in una copertina di un video, credo per Sephora, ma poi lascio meglio l'indicazione, l'ho vista proprio indossa ad una modella e mi ha colpito questo colore dalla foto. Ho detto: ma quale rossetto è? E manca a farla apposta, si trattava di un rossetto che avevo preso proprio da poco, il 300, la colorazione è 300 Listen Up, ed è un rosso fragola, appunto della categoria rosata, come dicevo prima, però con una forte caratterizzazione di rosso all'interno, ed è quello che utilizzo adesso sulle labbra. Quindi è veramente ecco, una scoperta piacevole, anche questo dura addirittura di più e la cosa bella è che non vi secca molto le labbra. Certo, se sono almeno le mie, ultimamente sono piuttosto messe a dura prova, sono gli unici rossetti che riesco a mettere senza che vadano a enfatizzare le crosticine. Purtroppo perché ce le ho delle labbra all'interno. Non voglio nemmeno fare troppi scrub perché per il momento le lascio abbastanza idratate e così, però una volta a settimana devo comunque anche farlo, una cura in questo senso ed uno scrub in questo senso proprio per mantenerle più morbide. E anche questo dura appunto parecchio, quindi confermo le caratteristiche che promette il brand. Allora, con che cosa abbino questi ultimi rossetti? Allora, il 300 mi sembra proprio questo rosso fragola, lo abbino alla matita Kiko, la numero 05 di una limited edition. Adesso la faccio vedere qua, però comunque anche nella ripresa ravvicinata. E effettivamente il colore ci assomiglia parecchio, quindi con queste matite che comunque sono delle ecco qua, Intensely Lavish, sono anche queste performanti e quindi la combo tra i due funziona piuttosto bene. Mentre l'800, l'Under My Spell, lo abbino, diciamo, in maniera un po' impropria perché non è proprio il suo colore, infatti fa un effetto leggermente ombré a questa matita della Rimmel, però è una matita diversa, non è quella automatica, sono sempre presenti in gamma permanente ed è la numero 04 Indian Peak, e infatti è un rosso un po' più fragola, non è proprio non si combina benissimo con il colore più
più prugna di questo rossetto, però per il momento l'effetto, la combinazione dei due è piuttosto discreto, quindi non c'è uno stacco così evidente. Ultimamente ho preso anche un'altra matita della Essence, la vado a prendere così vi faccio vedere meglio l'abbinamento, perché adesso mi è venuto in testa che si potrebbe utilizzare quella. Rieccomi, si tratta di questa matita della Essence, le Long Lasting Lip Liner. La colorazione è, non mi ricordo più, no, c'è scritto comunque, la Pareo. Ecco qua, Yummy Berry, la 03, che è automatica anche questa, però a differenza delle Exaggerate, queste costano molto di meno. Questa infatti costa 8,10 euro della Rimmel, quelle che sono appunto abbinate a questi rossetti, mentre questo ovviamente costa meno di 3 euro e comunque hanno una grande durata, quindi anche queste sono piuttosto funzionali. Ecco qui, sì, sicuramente questa, siccome l'ho presa da poco, adesso non ricordavo che avevo appunto un colore un po' più azzeccato per questo rossetto, e si tratta di questo tratto qui. Comunque vi farò vedere anche meglio la comparazione sempre ravvicinata. Infatti, siccome il mio cellulare, perché registro con questa fotocamera, non ha lo zoom, preferisco, comunque non si vede tanto bene, preferisco poi fare la ripresa ravvicinata mentre vi parlo, così almeno cerco di dare un'idea un po' più chiara. E niente, quindi anche se si tratta comunque di un negozio, non, di un negozio, di un prodotto che non è sul mercato da poco, quindi non si tratta di una novità, non sto percorrendo niente di non battuto ancora, piuttosto una strada piuttosto conosciuta, comunque mi sento di segnalarlo perché come prodotto, anche se non costa pochissimo, ma tutto sommato 9,10 euro, 9,90 euro li potrebbe anche meritare, ecco, mi sento di segnalarlo. E niente, tutto questo era quello che volevo dire, e ci sentiamo alla prossima.